ragazzi! E ciao ragazze! Bentornati sul canale e benvenuto a chi è nuovo. Abbiamo notato l'ultimo video che abbiamo fatto, quello della cucina, l'ultimo della torta, la pastiera napoletana, giusto? Era quella sì. Lì. Abbiamo fatto più di 1000 visualizzazioni ed è bellissimo e ringrazio grazie tutti quanti. Però quello che apprezzeremo anche tanto è di cliccare sul tasto iscriviti qua in basso, così almeno potrete supportare questo canale e insomma quest'idea che noi abbiamo insomma di portarvi queste torte, cucina che poi farà lei, perché io non so, di cucina non ne so proprio niente, quindi iscrivetevi, dai, mi raccomando. Ok, iscrivetevi al canale. Niente, allora vi lascio le sue redini. Cosa facciamo oggi? Oggi facciamo la cheesecake zebrata. Allora, iniziamo con, vi dico prima gli ingredienti. 180 grammi di biscotti secchi. Ok, 180 grammi. Poi, 180 grammi. Poi, 110 grammi di burro fuso, io l'ho già fuso. Ok, poi 4 uova, poi andrà 2 cucchiai di cacao amaro, ok, poi 250 grammi di mascarpone, ok, facciamo vedere, poi marca, sponsorizziamo gratuitamente, 100 grammi di ricotta, è uguale, qualsiasi ricotta, poi 200 ml di panna da cucina e 160 grammi di zucchero più 6 cucchiai dopo di farina. Ok, iniziamo con frullare i biscotti secchi. Frullare i biscotti secchi? Sì. Ma non posso fare quello schiacciacarne come un'altra volta? Iniziamo con la base, frullati i biscotti, aggiungiamo nei biscotti 2 cucchiai di cacao amaro. Ok, mescoliamo. Comunque ragazzi, mentre lei mescola il cacao con i biscotti che sembra sabbia, come l'ultimo video, sempre sabbia. La base della frolla, della pastiera è la sabbia, questa è sabbia. Volevo comunque parlarvi di un nuovo format che uscirà su questo canale. Sarà diviso in due, come avrete notato dalla copertina, insomma dall'organizzazione che ci siamo divisi, dalla descrizione del canale, che io mi occuperò ovviamente la maggior parte delle volte, a parte questi video che sarò con lei, a volte sì, a volte no. Devi parlare? Sì, adesso aggiungiamo il burro e mescoliamo, continuo? Sì, adesso dobbiamo mescolare. Che sarà appunto, questo farò diviso in due, questo canale non format, saranno due format appunto. Il mio format è quello di portare ovviamente sempre quello che ho fatto fino ad adesso quando ho aperto il canale, videogiochi di ogni genere, quindi recenti e non, e lei si occuperà di portare appunto questo format di cucina. Volevo ricordarlo per i nuovi arrivi e i nuovi, quelli che arriveranno, che vedranno questo video, okay. Volevo ricordarlo. Adesso fatto, mescolato tutto bene, amalgamato bene, bisogna aggiungerlo nella tortiera e ovviamente compattarlo bene, quindi spianarlo bene col cucchiaio, con l'aiuto di un cucchiaio. Con l'aiuto di un cucchiaio? Sì, con l'aiuto di un. Non mi sembra un po' poca, no? Adesso riusciamo. Ok, adesso l'ho spianata bene col cucchiaio. Vedete, anche se ci sono alcuni pezzettini di biscotti fa niente. Non ci sono. Ok. Facciamola vedere bene. Ok. Adesso mettiamo in frigo per 10 minuti. Cosa facciamo allora? Ok, adesso nel frattempo che riposa la base, noi ci occupiamo della crema. Adesso dobbiamo dividere i tuorli dagli albumi, quindi Posso farlo io, se no non posso fare niente. Aspetta, vai, fallo tu. Fai gli albumi con i tuorli. Sì, l'avevo capito. Bravo. Vediamo quanto sono bravo da te. Bravo amore. Vediamo. Minchia. Minchia. E non sono tanto buono, No, io ti ammazzo. Ma ma si è aperto. Tutto. Vabbè, va bene, dai. Sì.
sì, va bene, dai. C'è pure una scorza. Una scorza di limone. Buona, va bene, stai attento però. Okay. Vai, facciamo col secondo allora. Prima è andato male, proviamo il secondo. Ok. Sì. Attento, eh. Beh. Ok, mettilo qua. Basta? Sì. Questo. E butti questi? Sì, vai. Grazie. Ecco il terzo. Cosa hai fatto? Ma che uova sono? Si aprono? Vabbè. Va bene, no? Sì. A posto. Ok. Ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta, bravo. Insomma. Vado a lavare le mani. Adesso dobbiamo montare a neve gli albumi. Ok. Questa è l'età cerebrale. Ok, adesso abbiamo montato gli albumi, finalmente ce l'ho fatta. Dobbiamo montare i tuorli con lo zucchero. Che dov'è lo zucchero qua? Amore, stai attento a sbattere il zucchero che si muove il videocamera. Ok. Sono 160 grammi di zucchero. 160. Aggiungiamo ai tuorli la ricotta, 100 grammi. Ok. Poi aggiungiamo la panna da cucina, 200 ml. 200 ml. Mescoliamo. 80 ml siamo rimasti qua dentro. Dai. No, niente. Lì stiamo facendo la crema? Sì. Il cioccolato cosa c'entra? Dopo. Dopo. E aggiungiamo il mascarpone, 250 grammi. Beh. 250 grammi. Va bene? Se riesco ad aprire. Se no si sente. Amore. Grazie. Qui c'è 250 grammi. Esatto, bravo. Di mascarpone. Di mascarpone. Come la chiamo io? Besciamella. Sì, lui la confonde con la besciamella, ma c'è una grande differenza. Vero? Non è che ne sapevo tanto di cucina io. Ok. Grazie, lo faccio il cameriere. Beh, il cucchiaio ti serve ancora? Eh? Il cucchiaio ti serve ancora? No. Dopo aver conciato completamente la tovaglia, la crema è pronta. No, devo farlo tornare
Perché zebrata? Perché facciamo chiaro e scuro, vi faccio vedere. Adesso dobbiamo dividere il tracciotto. Qual è il tracciotto? C'era una tracciottola in giro. Questa qua? No. Ah, questa, beh, siamo questa. Dobbiamo dividere l'impasto chiaro con l'impasto scuro, quindi facciamo metà impasto in un'altra ciotola. Metà? Metà. Metto qui della metà adesso. Sì. Sì. Le quantità vanno molto d'accordo. Ok. Metà impasto. Poi nell'impasto scuro bisogna unire, aspetta, la farina. No, allora, nell'impasto chiaro bisogna aggiungere 3 cucchiai di farina normale. 1, 2 e 3. Invece nell'impasto scuro 2 cucchiai, perché come avevamo detto sono 6 cucchiai totale. Scusa, sono 5, 3, 2 sono 5. 3, 4, 5. 3, 6. 4. Allora, 4 cucchiai di farina nell'impasto chiaro. 2 cucchiai. 2 cucchiai nell'impasto scuro. Ora ci siamo. Quindi poi. A casa mia, 3 più 2. Fa 5. Adesso 4 più 2. Devo sondare. Giusto. Dove vai? Va a passeggio così per casa. Sì. Dai. Poi nell'impasto scuro va 2 cucchiai di cacao. 1 e 2. Nell'impasto scuro 2 cucchiai di cacao, non piene. 2. Nello scuro è a destra, il chiaro è a sinistra. No, aspetta, sì. Ok. Adesso mescoliamo. Ah no, bisogna aggiungere metà dell'albume. Ok. Quindi metà albume nell'impasto chiaro. No? Sì, prima bisogna mescolare, poi sì. Devi dirglielo. Metà albume nell'impasto chiaro e metà nell'impasto scuro. So. Devo soppare? No. Ok, poi adesso mescoliamo l'impasto scuro. Ops, no, cazzo. No, non va bene. È sparato l'impasto scuro nell'impasto chiaro. È tutto normale. Tutto normale. In casa di Tony, nella cucina di Tony Dupre. È tutto normale. Ma va bene, chi se ne frega, dai. E no, deve venire, se no non viene. Cosa c'entra? Un po' di cioccolato, cosa fa? No, fa. Se ne frega. È così che diventano entrambi gli impasti beige. Che così è asciutto questo là perché c'è il cacao. Non è così scuro. E mi dà le comitate in faccia. Se vedete che non è abbastanza scuro, aggiungete un po' di cacao. Sì. Vabbè, più cacao c'è, più si scurisce, no? Sì, bravo. Ovvio. Sembrava, ma va già bene così. Aspetta, fammi scioccare la mano. Bravo. Ah, me l'hai lavato. Fatto. Fatto. Sì. Beh, adesso aggiungiamo l'altra metà dell'albume. Mi raccomando, dal basso verso l'alto. Piano, perché sennò si smoltono gli albumi. Piano, piano. Aia! Bravo. No, così devi fare dal... Così. Cioè, veloce ma sempre nello stesso lato, sennò... Non so se lei è l'esperta di torte, io anzi ci trovo la cucina. Probabilmente al prossimo video, ragazzi, io non ci sarò, perché adesso vabbè,
perché io comunque sono fermo con i miei lavori. Rompo le balle a lei durante i suoi video. Ok, allora, impasto chiaro. Ok, e... impasto scuro. Impasto scuro. Adesso dobbiamo prendere una terrina. È scomparsa la terrina? Dove l'hai messa? Cosa hai inserito la terrina? No. Era lì! Dove l'hai messa? Sicuramente l'avrà messa via. Amore, dove l'hai messa? Sì, ricordo dove l'ha messa. Dove l'hai messa? Non so se viene. Ma cosa hai inserito la terrina? Ma non ce la fa più. Ma non... è scomparsa la terrina, se n'è andata. Amore, l'hai toccata tu, eh. No, non ho toccato niente. Io l'ho messa lì, giuro. L'hai spostata tu, sì. Non l'ho toccata la terrina, io non so neanche cosa sia la terrina. Ma dove è? L'hai messa via. Dove? Impossibile. No, amore, dov'è? L'hai toccata tu, per non forza. L'ho toccata io la terrina, io non so cosa toccata. Sia. L'ho toccata. Cos'è poi la terrina? Qualcosa lì con la cinghia? Amore, è nel frigo, ma si può. Qua adesso abbiamo preso la base, allora aggiungiamo, mettiamo prima l'impasto chiaro, così uno, così a pezzi. Sì, no, dammi l'impasto anche scuro. Due cucchiaini, due cucchiai, poi impasto scuro. Due cucchiai di quella chiara, quindi? Sì, o due o tre, tanto comunque è uguale. Si vede niente. Quindi che piano piano si espande, mano a mano facciamo due, 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 un po', un po'. Spandiamo, e adesso è fatto, espandiamo un po' la crema. La stendiamo bene in modo tale che vada da tutte le parti. Lo fare io? No, no, ce l'ho fatta. Ok, sì, va bene. Guardate. Ok, più o meno deve essere così. E adesso mettiamo in forno a 175 gradi perché io l'ho messa a forno statico. Ecco qua, per 50 minuti. A dopo! E dopo 50 minuti al forno, ecco qua la cheesecake. Ecco qua. Adesso la tagliamo. Cheesecake cotta, perché io sapevo che la cheesecake era tipo un budino, però. No, questa è cotta. Questa è cotta. Tagli tu? No, no, tagli tu stavolta. Prima volta l'ho tagliata io. Vediamo se è venuta. Eccola qua. Bella. Ed eccola qua. Sì, però peccato che... ah, è venuta lì. Finita. Ed eccola qua. La cheesecake cotta. Vi mostro che la cheesecake ancora calda, pensata dal forno. La. Ed eccola qua. Quindi spero sia buona. Assaggiamo? Vai, assaggiamo. Pigliamo un po' di una cosa. Vai. Buona. Com'è? È un po' budinosa,
Come infatti. Bene, con questo ragazzi ci salutiamo anche in questo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando ragazzi, ci teniamo tantissimo. Iscrivetevi al canale, ok? Più del like, più di ogni altra cosa. Iscrivetevi al canale così potete supportarci, in modo tale che noi possiamo portare più video diversi e magari essere un po' più, come si dice, attrezzati anche per i prossimi video, così ci possiamo anche regolare in base anche se piacciono questi video. Il primo video che abbiamo fatto insieme ha raggiunto più di 1000 visualizzazioni, 1100 e qualcosa. Impressionanti, siamo rimasti infatti impressionati tantissimo. Comunque volevo ringraziarvi di tutto. Mi raccomando, vi ripeto, iscrivetevi al canale. Lascio i link in descrizione dei nostri social network. Ciao belli! Ciao ciao, alla prossima!